pensavo l'abbigliamento di tutti. Il chiodo non è il giubbotto. Ah, il chiodo lo devo togliere, adesso ci sono 3 settimane prima del prossimo test, quindi ho tolto il test adesso così in fretta. Malesia, poi sei tornato, tolto il chiodo, pausa e poi si riprende. Sì, ma io sono tornato, sono stato qualche giorno a casa e poi ieri mattina sono andato all'ospedale cattolica e mi hanno tolto questo chiodo che mi avevano messo per tenere fermo la tibia. Quanto era grande? Era 32 centimetri. Ma non è vero. Cioè, era il chiodo dentro la tibia da in cima in fondo, ecco. L'hai visto quando l'hanno tolto? No, ancora no, me lo devono dare, però non me lo danno e quindi sono preoccupato perché ho paura che me sono solo dimenticati dentro. Dicono che si rimorchia con un chiodo di 32 centimetri in mano, eh. Ecco, io volevo specificare a chi ci ascolta che lui è il vero Valentino Rossi. L'ascoltatore di Radio DJ sanno, anzi. Devo dirci Vale che alla festa, che è stata una festa veramente fighissima, veramente, non so se te l'hanno detto. Infatti tutti mi hanno detto che è stata molto bella. Molto bella. Ci siamo arrivati i chiodi anche noi, bellissimo. Quando io e Lorenzo abbiamo lanciato la tua registrazione, c'è stato come prevedibile un boato pazzesco. È caduta ancora più neve. È stato bello stato, sì, detto che c'è stato il boato, che la gente era contenta. Sì, anzi grazie per il tuo contributo anche se virtuale. Ma come andate in Malesia? Giù dove c'è la tigre di Montpre, cioè. Esatto, in Malesia è andata piuttosto bene perché era il primo test con la moto nuova, con il nuovo Ducati, e la moto nuova va piuttosto bene già, e siamo molto più vicini alle Yamaha. E ancora c'è tanto lavoro da fare, però sono stati dei test abbastanza positivi perché ho fatto il quinto tempo. L'anno scorso andavo molto peggio, ecco. Quindi sei soddisfatto? Puoi dire di essere soddisfatto? Sì, sono piuttosto soddisfatto perché comunque so che adesso dobbiamo essere bravi a metterla a posto, però la moto è andata bene, dai, è una buona base. Le moto sono tutte cambiate rispetto allo scorso anno? Sì, adesso corriamo con le 1000, le moto sono cambiate un pochino, ecco, da vicino si vede, ma da lontano non si vede tanto. I motori invece di essere 800 sono 1000 e hanno qualche cavallo in più. Ah, quindi l'hanno potenziato. Continuano a cambiare 800, 1000, non si capisce. Ma i fari ce l'avete voi? No, non ce li hanno. Abbiamo un faro dietro, solo il faro dietro, che da quest'anno diventa obbligatorio, tipo la Formula 1, che quando piove lo dobbiamo accendere, quindi un faro ce l'abbiamo. Hai capito? Hai capito? Ma niente frecce però, non si riesce a convincermi. No. niente frecce. L'arbre magico. Senti Vale, adesso dopo che ti riprendi dal chiodo, cosa succede? Altri test? Cosa ti devo levare ancora, brugole? No, basta, ho levato tutto. Prossima test ancora Malesia, con speriamo qualche cosa da provare sulla moto. Altri 3 giorni fra 3 settimane, alla fine di febbraio. E poi il campionato comincia? E poi il campionato inizia l'8 aprile, il giorno di Pasqua, se non erro, in Qatar. Grande Vale. Senti, posso farti una domanda? Com'è che metti il chiodo sui piedi? Ma guarda, adesso infatti lo volevo vedere perché mi piacerebbe tenerlo, volevo fargli una foto, dopo ve lo faccio vedere, ecco, quindi in periodi di magra magari non lo tengo più. Vale, sei convalescente, quindi non puoi salire. Malescente, non puoi salire sulla moto, non puoi andare su una pecar, non puoi fare le cose che ti piace fare quando sei a casa. Esatto, soprattutto i traversi qua con la neve, appunto, infatti pensavo a te, a Tavuglia, con tutta quella neve, perché quella è una delle zone in cui è caduta più neve, ti stai mangiando le mani, vorresti andare fuori, dire la verità. Guarda, allora, ho subito che sono arrivato venerdì, ho fatto già 3 giorni di fila prima di fare l'operazione, di traversi, poi dopo dovevo fare l'operazione, non ho potuto dire di no, era già in programma, e quindi adesso mi vedo la neve da dentro casa, Sai che non salirei su un mezzo motorizzato guidato da te neanche sotto la pistola? Ma non è vero, guarda che sbagli, Una volta a Misano, mi ricordo, siamo andati, ti ricordi, tu eri in pista con una replica della tua allora ancora Honda. La taroccata, non è una replica. E Vale mi ha chiesto, sali dietro. Stop! Oh, comunque Vale, a gara di risciò ti spacco. Bisogna vedere. Questo è tremendo, quando si tratta di ruote. Due ruote con risciò? Tipo Olertoni al circo, ti ricordi? Di lato, Vabbè, Vale, senti, sì, buonanotte. Senti, allora buona convalescenza, sono contento di sentirti così, diciamo, caldo e in forma.
E ci sentiamo ancora, noi ti rompiamo un po' le palle adesso quest'anno, eh? Sì, ma facciamo così, quest'anno ci sentiamo più spesso, perché vi racconto un po' di cose. Ci sentiamo anche su Twitter come l'ultima volta. Esatto, lì ci possiamo sentire. Va bene, ciao Vale, grazie. Io comunque ti ascolto anche quando non ci sono, Bene, bene, grazie. Ciao Vale. Sì, ciao ragazzi, ciao. Ci sentiamo, ciao. Clan Away presenta